ve l'aspettavate, di rosa, eh? Senza pancia, eh? Allora, siamo in Piazza della Libertà, caro popolo della libertà. Allora, io sono qua, non lo so perché sono qua. E la domanda che ogni tanto mi faccio, chi me lo fa fare? Perché vengo qua? Che cosa vengo a fare in una città dove non conosco le problematiche, a spingere delle persone che, sì, l'ho conosciuto, ho guardato chi sono, ho controllato. Ma che cosa sta succedendo davvero oggi in questa piazza qua? Sta succedendo una cosa straordinaria. Siamo in mezzo a una delle più grandi rivoluzioni in campo politico che la nostra nazione abbia mai visto. La state facendo voi, la stanno facendo questi ragazzi. Una delle più grandi rivoluzioni, e sempre le grandi rivoluzioni avvengono quando non se ne accorge nessuno. Ecco, vi vedo le facce, mi guardate. Vedo facce che mi guardano, sono quelli che mi dicono: vai Grillo, dai giù, vai Grillo, dai giù, vai Grillo. Perché devo andare io, cazzo? Perché non vai tu? Allora, il cambiamento è questo: non c'è più nessuno che vada per voi, non c'è più nessuno che vi rappresenti in campo politico, l'avete capito tutti, se no non sareste qui, non siete venuti a sentire un comico. Siete venuti a vedere cosa sta succedendo di un comico. E cominciate e vi guardate. Signori, la politica sta cambiando, abbiamo rovesciato la piramide. Guardate il paese in che mani è. Tra nani, ballerine, mignotte, Noemi, papi, drangheta, mafia. Che cazzo l'abbiamo lasciato sto paese qui? Allora bisogna ricominciare dal basso. Voi siete una cittadina meravigliosa, ma immobile. Immobile da 40 anni. Immobile da 40 anni con un partito che era una volta la sinistra, ma non vuol più dire niente. PD, il partito. Ma no, ma lascia stare. Non ci sono più i partiti. Pensate a 5 anni fa. Pensate a 5 anni fa esistevano i partiti. Abbiamo fatto il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Mi hanno detto che io volevo distruggere i partiti. Ma dico che il pedagogo, quello che fa l'insegnamento, il populista, me l'ha detto di tutti i colori. 5 anni fa c'erano i partiti, adesso cosa c'è rimasto? Sono scomparsi Partito Comunista, Rifondazione, i Verdi, Movimento Sociale, il Partito Libero, sono spariti tutti, il Partito Repubblicano, tutti. Sono rimasti due comitati d'affari, porca puttana. Sono due comitati d'affari, PD, PD-L, UDC, Unione dei Carcerati, che vai a vedere sotto, hanno la stessa identica mania di fare le cose, il business e basta. Vai a vedere PD o PDL, vogliono fare inceneritori, rigassificatori, ponti sullo stretto, cementificazione, vogliono fare tutte queste cose qui. Che siano coprose o che siano in pregilo, non cambia niente. Allora, voi siete titubanti, vi guardo. Figurati se cambierete questa cosa qui, ma non cambierà niente in questa cittadina qui. Non cambierà niente. Guarda come costruivano una volta e guardate come costruiscono oggi. Ce l'avete qui. Cosa potrà cambiare se andate avanti così? Siete la cittadina col più alto tasso di macchine pro capite d'Europa! Allora, c'è qualcosa che non quadra, cari amici. E qui assistiamo a una rivoluzione, e le rivoluzioni vere partono sempre da piccoli posti, da piccole persone, quando non te l'aspetti. La più grande rivoluzione degli Stati Uniti, dei neri, è stata fatta un giorno che una signora di 50 anni a Memphis, che era seduta sull'autobus nel posto dei bianchi, quel giorno lì aveva i cazzi suoi. E quando uno gli ha detto alzati, dai il posto al bianco, ha detto andate a fanculo! Ed è nata la più grande rivoluzione dei neri negli Stati Uniti, da una signora di 50 anni che aveva i cazzi suoi. Voi ce l'avete i cazzi vostri? Cazzo se ce l'avete! Allora... il grottesco, siamo nel grottesco, amici. Non c'è più il senso della politica. Allora che cosa vuol dire? Basta, non c'è più nessuno che vi rappresenti, non vi sentite più rappresentati, se no non sareste qui. Chi è che vi rappresenta? Pensate a una faccia che vi rappresenti.
Ma state scherzando? Allora rovesciamo la piramide, perché basta stare in... Dovete fare una cosa, vi dovete rappresentare da soli. Non c'è più nessuno che vi rappresenti. Uscite, staccate quel culo mollo dalla sedia, dalla poltrona, dalla televisione e scendete, organizzatevi, andate a vi informare, perché siete voi che fate la politica. La dovete fare voi, signora, lei la fa tutte le mattine. Quando va a fare la spesa fa un atto politico della Madonna, ma fa un atto, tira fuori i soldi. E allora puoi fare politica di un certo modo, quando compri e spendi quello poco che rimane, cazzo. Puoi farlo, puoi bere l'acqua nel rubinetto, o puoi comprare un'acqua in bottiglia che fa 1000 chilometri su un camion. Hai già fatto un atto politico. Puoi prendere il detersivo alla spina, puoi comprare in filiera corta i prodotti che vengono qui dalla Romagna, o prendere prodotti importati, fai della politica. Puoi prendere il mezzo pubblico piuttosto che l'auto privata. Cazzo, se è politica! È la vera politica! Ma dovete avere l'informazione. L'informazione non c'è più. Ecco perché io sono su questo palco, perché se ci fosse un'informazione normale, normale come in un paese normale, non ci vorrebbe un comico che venga nelle piazze a fare dei comizi, ci sarebbe l'informazione normale e questo governo non sarebbe nessun governo, non ci sarebbe nessun governo così. Abbiamo 1000 parlamentari, non eletti da nessuno, 995 sono stati eletti dagli altri 5, È un governo abusivo, abusivo, anticostituzionale. Cazzo, abbiamo degli psiconani, che scoprono la fica a 70 anni, non capiscono più niente. Allora, e i figli oggi sono su tutti i giornali a difendere il padre che ci ha dato un'ottima educazione. Ma cazzo se gli ha dato un'educazione? Li faceva accompagnare a scuola. Da Mangano, un killer della mafia, cazzo che educazione. Non voglio entrare nei particolari del puttaniere, ma il puttaniere può fare quello che vuole. Ma guardate che io mi sono esposto, mi sto esponendo. Lo faccio perché mi fate tornare giovane, porca puttana. È come nelle tournée di 30 anni fa, mi cambio in macchina, vado nei bar, mi piscio quasi addosso, vengo, mi metto in mezzo alla gente, è fantastico! Perché ci credo in questa operazione? Abbiamo fatto i V-Day, cazzo, il V-Day è stata una grande cosa, l'abbiamo fatta tutti, 1,5 milioni, 2 milioni di persone in tutta Italia, in un giorno abbiamo firmato 350.000 firme e le abbiamo depositate, 350.000 per mandare via. Una cosa normale, per mandare via 19 parlamentari condannati in via definitiva, in terzo grado, sono ancora lì. Allora, 350.000 firme, perché sono una ventina condannati in via definitiva, poi ce n'è un'ottantina condannati in primo grado, secondo grado, patteggiati e prescritti. E vengono a dire... Allora abbiamo oggi 100 parlamentari che sono dei fuorilegge, che scrivono le leggi che noi dovremo eseguire. Ma vaffanculo! È un altro vaffanculo! E non è una brutta parola! Non è una brutta parola! Hanno detto che io mi agito, dico parolacce! Vaffanculo non è una parola, è una preghiera! È soul, è blues! È l'anima che esce a dire basta, andate via tutti, basta! Non è un vaffanculo una parola brutta! È un consiglio turistico, erotico, di andare.